Brindisi ed auguri natalizi con i rappresentanti dell'informazione al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, dove è stato tracciato un primo consuntivo dell'attività dell'arma. Ai nostri microfoni il comandante provinciale, colonnello Crescenzio Nardone. Abbiamo condotto numerosissime operazioni, sia di contrasto alla criminalità organizzata che all'illegalità diffusa. Abbiamo condotto operazioni che ci hanno consentito di colpire l'ala militare della criminalità organizzata, i cosiddetti colletti bianchi, i legami con la pubblica amministrazione, come dire, infedele. Abbiamo individuato anche recentemente patrimoni illeciti e illecitamente costituiti. Abbiamo condotto operazioni sull'illegalità diffusa, l'ultima quella della compagnia di Santa Maria della stazione di Grazianise, per cercare di contrastare questo fenomeno che sta diventando una piaga per questa provincia relativa ai furti dei cavi di rame che rendevano quasi impossibile le comunicazioni all'interno della provincia. Quindi un consuntivo di grandissima soddisfazione. A fine anno, con l'approssimarsi delle festività, anche noi avremo un desiderio da avanzare e vorremmo farlo attraverso di voi, come questo anno abbiamo cercato di veicolare con il vostro prezioso contributo quanto viene fatto dalle forze dell'ordine per migliorare le qualità della vita di questa provincia. Vorremmo chiedere ai cittadini un contributo ancora più fattivo di quello che non è stato fatto fino adesso, perché le estorsioni continuano. Il fenomeno dell'usura è un fenomeno diffusissimo, però le denunce sono ancora troppo poche. Ecco, lei ha detto una cosa molto particolare, latitanza delle denunce, oltre ai latitanti classici. Sì, i latitanti classici si stanno assottigliando, non aumentano il numero delle denunce, questo dico, cioè questa latitanza nella volontà di denunciare. E la denuncia ci servirebbe a conseguire dei risultati più efficaci ancora, che vadano veramente a fondo delle problematiche e soprattutto in tempi più brevi.